Ezio, io comincerei con te, perché oggi che Berlusconi è morto, dopo peraltro un'agonia anche abbastanza protratta per leucemia mielomonocitica, beh, cerchiamo di raccontare quello che è stato. E per te, all'epoca direttore di Repubblica, Berlusconi è stato un contendente, un duellante. È stato un duellante con le 10 domande. E poi molto prima, in politica e anche dopo, quando Berlusconi poi a un certo punto nel 2011 ha lasciato il potere. Cominciamo da una tua reazione, Ezio, anche emotiva se vuoi, dimmi tu. Beh, mi dispiace molto che Berlusconi sia morto, come sempre quando una persona soffre, è in difficoltà e poi termina la vita. Naturalmente, Berlusconi è stato un personaggio di grande rilievo che ha segnato la storia italiana e secondo me non ha mantenuto le sue promesse, i suoi intendimenti, le ragioni con cui si è presentato agli italiani e le ragioni per le quali ha ottenuto il consenso. Abbiamo sempre ritenuto che avesse una grande abilità da campaigner, da uomo di campagna elettorale, salvo le 2 volte che si è scontrato con Prodi ed ha perso con Prodi, ma che fosse un uomo di governo che lasciava un'incompiuta, che non era in grado di mantenere le promesse che aveva fatto agli elettori, e questo lo dimostra la storia. Però il suo merito, il segno che lascerà nella vicenda italiana, in questa lunga anomalia, da outsider, pur essendo un uomo del sistema, da uomo nuovo, pur essendo il figlio legittimo del CAF, dell'Alleanza Moderata della Prima Repubblica, Craxi Andreotti Forlani, da uomo favorito dal potere, come l'aiuto che Craxi gli ha dato per legittimare le sue 3 televisioni. Però tutta questa anomalia, porta al segno più profondo, che è quello di aver fondato di fatto la destra italiana. Potremmo dire che mentre per tutta la Prima Repubblica, come ci ha insegnato Stefano Folli, la Democrazia Cristiana, rivolgeva degli istinti di destra che evidentemente esistevano nel paese e li portava al centro, così Berlusconi ha fatto l'operazione opposta. Ha preso degli istinti moderati e li ha portati a destra, li ha dirottati a destra e ha fatto nascere questa destra italiana perché gli servivano i voti di Fini, scongelandoli senza chiedere un ripensamento. Tutto il lavoro di Fini sul fascismo male assoluto è avvenuto autonomamente, senza che ci fosse un intervento liberale da parte di Berlusconi, dicendogli per fare questa alleanza nella quale io ti chiamo è necessario da parte tua un ripensamento della storia italiana. Berlusconi prendeva quello che gli serviva, aveva l'istinto del rider, l'ha portato anche in politica, ha avuto la capacità di affascinare una metà del paese, di nascondere le servitù politiche di cui era gravato, anche i legami oscuri, la tessera P2, i Come legami no, con certo. Mangano, lo stalliere che portava la mafia, l'origine misteriosa della sua fortuna e poi questa mescolanza tra pubblico e privato. Lui, quando compiva un gesto o un atto, pensava più al rimbalzo che avrebbe avuto su chi piuttosto che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, potremmo dire. E Sì, hai ragione. Sì. Ha lo ha poi inventato, no, quel portato. tipo di comunicazione politica che poi oggi gli alti epigoni della destra, prima Salvini e poi Meloni, in qualche modo hanno seguito. Cioè un tipo di comunicazione passando dalla prima alla seconda Repubblica che sarebbe stato impensabile soltanto pochi anni prima.